Mamma è ospite del Pio Albergo Trivulzio da un paio d'anni, affetta ad Alzheimer. Non posso vederla da fine febbraio. Il 25 marzo sono stato informato dai medici che aveva la febbre e non avendo la possibilità di fare il tampone né di spostarla in un reparto dedicato, mi hanno chiesto di legarla al letto. Come potete immaginare, questa notizia mi ha molto allarmato e ho chiesto di farle subito il tampone e di isolarla dagli altri ospiti del reparto. Mi è stato detto che non era possibile e nei giorni successivi, giorni di angoscia, mi hanno aggiornato sulle sue condizioni, mi dicevano che non andava poi così male perché fortunatamente non aveva avuto sindromi respiratorie e che la febbre alta poi con la tachipirina e con gli antibiotici si era abbassata. Quindi verso fine mese, inizio di aprile, mi ero rasserenato e nonostante facessi molta fatica a entrare in contatto con il reparto, mi hanno continuamente tranquillizzato sulle sue condizioni di salute. E nonostante le informazioni che uscivano dal PAT, dal Pio Albergo Trivulzio, rispetto a altri casi e morti di cui sono piene le cronache, mi si è continuato a dire che mia mamma era sana, che stava bene e che non c'era nessun problema. Tutto questo fino al giorno di Pasquetta, in cui sono venuto a sapere che in realtà mia mamma era apatica in un letto da molti giorni, mi hanno parlato di una settimana almeno, non mangiava, non beveva, rifiutava tutto, non parla più, ha smesso di parlare. E mi si è configurata tutto un altro scenario che non mi era stato descritto fino ad allora. Questo è stata come se mi crollasse il mondo addosso. E ho lanciato subito un grido d'allarme ai giornali e questo ha permesso che io venissi contattato da molte famiglie e parenti di ospiti del Pio Albergo Trivulzio che si trovano nelle stesse medesime condizioni, se non peggio. Purtroppo ho parlato con molti parenti che hanno già perso i propri familiari. Nei giorni successivi abbiamo costituito quindi un comitato che si chiama Verità e Giustizia per gli ospiti del Pio Albergo Trivulzio, che vuole denunciare in questo momento l'estrema urgenza di intervenire per verificare se le 1.000 persone che sono i nostri cari, sono i nostri nonni, i nostri genitori, che non sono una mera riga di bilancio, ma sono la forza e la memoria storica della nostra società, ricevano tutte le cure di cui hanno bisogno oggi, perché dal Pio Albergo Trivulzio non abbiamo notizie oggi di quello che sta succedendo, o meglio, le notizie che escono sono allarmanti, sono tragiche e non riusciamo ad avere sicurezza che i nostri cari vengano curati nel migliore dei modi. Sappiamo di un personale infermieristico e medico assolutamente sotto stress, decimato dalla malattia, a cui va tutta la nostra solidarietà per lo sforzo che stanno profondendo per tenere in vita i nostri cari, e anche nei loro confronti chiediamo un immediato intervento. Ora, va fatto adesso. Non abbiamo ancora ricevuto le risposte alle nostre domande. Abbiamo chiesto se sono stati individuati i casi positivi dai sani, se sono fa stati fatti i tamponi, se sono stati isolati i reparti Covid dai reparti non. È stato sanificato l'ambiente, il personale sanitario è in condizione di lavorare in sicurezza, sono stati fatti i tamponi al personale sanitario, quanti sono in organico in questo momento, quanti stanno facendo turni massacranti.
al lavoro, in quanti sono malati? Non abbiamo alcuna risposta, siamo dei familiari, ci sono i nostri genitori là dentro, abbiamo molta paura. Questo ci ha portato a creare il comitato che sta ricevendo numerose adesioni, siamo stati anche in procura per informare e cercare di coadiuvare con le informazioni in nostro possesso il lavoro della PM, di cui abbiamo la massima stima e fiducia, ma non si tratta solo di poi andare a trovare quali siano e definire quali siano le responsabilità. Per quello ci saranno i tempi della giustizia. C'è un'emergenza a cui bisogna far fronte ora. Noi abbiamo chiesto alla PM di di requisire l'istituto Più Albergo Trivulzio e di nominare nel più breve tempo possibile un commissario che sia in grado di intervenire in quel focolaio di virus che adesso in mezzo alla città di Milano, con più di 1000 persone oltre ai lavoratori e alle lavoratrici, è, per quello che ci viene comunicato dall'esterno, apparentemente fuori controllo. Quindi è un problema sanitario attuale, cogente, urgente, ed è un problema di salvare vite. Quindi chiediamo la massima urgenza.